Ciao da Luci, eccomi con un nuovo progetto. Questa volta nato da un'idea della mia amica Costanza Clivio Fernandez, la mia più stretta collaboratrice. Allora, parte tutto da un gomitolo di lana grossa che è veramente la fine del mondo, con una metratura spettacolare ed un filato magnifico, ovviamente Merceria Italia Artisan, vi lascio sempre il link. Allora, parliamo di lana grossa e parliamo del gomitolo bene e vi dico che la stola che avete appena visto nella foto d'anteprima è stata realizzata con un solo gomitolone di questo meraviglioso filato. Ogni gomitolo da 200 grammi è da 700 metri, veramente una metratura infinita. Ora andiamo a vedere il resto delle caratteristiche. È composto dal 60% di lana vergine e il 40% di poliacrilico, una composizione assolutamente ideale, anche molto facile per poi i lavaggi. Diciamo, il mio colore nello specifico è il 761. Vi lascerò in descrizione il colore che ha realizzato, col quale ha realizzato la sua stola Costanza, perché voi vedrete la stola realizzata con l'altro colore, in quanto io in questo momento vi faccio vedere il gomitolo, ma vi farò vedere un campioncino del punto riprodotto con un altro filato, quindi non vedrete esattamente la sfumatura di questo bellissimo gomitolo. La stola di Costanza è 170x37, quindi comunque una signora stola, veramente molto lunga. Lei è partita con 61 catenelle. Un solo gomitolo bene, il multiplo è di 10 catenelle più 1, l'uncinetto da lei utilizzato è il numero 5 e qua mi sono riprodotta lo schema che adesso andremo a vedere insieme nella sua realizzazione. Ma ora sigla e poi partiamo. Campione, io partirò con 21 catenelle. Per la realizzazione della stola, voi dovrete partire con 61 catenelle. Parto col cappietto e vado a realizzare le mie 21 catenelle. Realizzate le nostre 21 catenelle, ne facciamo un'aggiuntiva che servirà per la prima maglia bassa. Ed infatti, nella seconda dall'uncinetto ci infiliamo e facciamo la nostra prima maglia bassa. E così facciamo per tutte le catenelle di base, quindi una maglia bassa su ogni catenella di base. Effettuato questo primo giro di preparazione, ora andremo a fare lo schema che sarà la ripetizione di tutta la lavorazione della nostra stola. Quindi il giro che sto per farvi vedere è quello definitivo, non cambierà mai. Partiamo quindi con 3 catenelle. Voltiamo il nostro lavoro. Una e due catenelle di separazione, filo sull'uncinetto, sulla stessa maglia andiamo a realizzare un'altra maglia alta, quindi un punto V. Una catenella di separazione, saltiamo 4 maglie di base, una, due, tre, quattro. Sulla quinta, filo sull'uncinetto, andiamo a fare 3 maglie alte.
catenelle di separazione e 3 maglie alte. Una catenella di separazione, saltiamo nuovamente 1, 2, 3, 4 maglie di base e sulla quinta maglia alta, 2 catenelle e maglia alta. Ripetiamo questa sequenza. Quindi catenella di separazione. Saltiamo 1, 2, 3, 4 maglie. Sulla quinta andiamo a ripetere il ventaglio da 3 maglie alte, 2 catenelle e 3 maglie alte. Una catenella di separazione, ricordiamoci sempre le catenelle di separazione tra un modulo e l'altro. Ed andiamo a effettuare l'ultimo, quindi filo sull'uncinetto, 1, 2, 3, 4 e sulla quinta, rimane un po' nascosta, ma c'è. Andiamo ad effettuare maglia alta, 2 catenelle di separazione. E nello stesso punto la nostra maglia alta. Mi raccomando, il primo punto rimane un po' nascosto, non perdetelo. Ecco qua quello che avremo al termine di questo giro. Ora sarà sempre così, non cambia nulla, dobbiamo ripetere disegno su disegno. Partiamo insieme. 3 catenelle. Voltiamo il lavoro, ne facciamo 2 di separazione e all'interno del punto V sottostante andiamo a fare la seconda maglia alta, in questo modo. Una catenella di separazione, filo sull'uncinetto ed andiamo qui, proprio qui al centro di questa conchiglia con 3 maglie alte. Una, due, tre, 2 catenelle di separazione e 3 maglie alte. Una, due, una catenella di separazione al centro del prossimo punto V, creiamo un altro punto V costituito da maglia alta, 2 catenelle e nuovamente maglia alta. Catenella di separazione, di nuovo conchiglia. 3 maglie alte. Due catenelle di separazione e di nuovo 3 maglie alte. Una catenella di separazione, andiamo sull'ultimo punto V con maglia alta, 2 catenelle e maglia alta. Sempre all'interno del punto V. Come potete vedere, la stola sta prendendo forma. Dobbiamo ripetere questo fino al termine della nostra stola. Voglio farvi vedere anche come rifinire, nello stesso modo,
Quindi, quando voi arriverete a questo punto, fate in modo di essere sul dritto del lavoro. Ve ne accorgete, questo è il rovescio, questo è il dritto del lavoro. Quindi, cosa facciamo? Ci giriamo in questo senso e iniziamo a fare due maglie basse all'interno di ogni maglia laterale. Quindi facciamo due qui. Due qui, quindi facciamo una bella rifinitura, due nella prossima, in questo modo, due nella successiva, tiriamo bene il gomitolo, due in quella dopo ancora e due nell'ultima. In questo modo noi abbiamo fatto una bella rifinitura sul bordo. Ora facciamo una maglia lateralmente alla maglia bassa eseguita in questo modo ed ora riprendiamo il punto come sopra. Guardate, 1, 2, 3 catenelle, 2 di separazione e nello stesso punto di lavorazione. Andiamo a fare una maglia alta in questo modo. La codina la nasconderemo dopo. Una catenella di separazione, contiamo 1, 2, 3, 4, ma in questo caso potete anche non contare, sapete perché? Avete comunque come riferimento questa. Quindi carichiamo, scusate, ho preso la codina. Carichiamo il filo sull'uncinetto, andiamo al centro del ventaglio che ci ritroveremo a testa in giù e facciamo un ventaglio, quindi 3 maglie alte, 2 catenelle e altre 3 maglie alte. Una, due. Una catenella di separazione, andiamo al prossimo blocchetto e facciamo il punto V, maglia alta, 2 catenelle, stesso punto, maglia alta. Nuovamente, catenella di separazione, prossimo ventaglio, andiamo a creare un altro ventaglio con 3 maglie alte, 2. 2 catenelle di separazione e nuovamente 3 maglie alte. 1, 2 3. Catenella di separazione, vedete, viene in questo modo. Quindi rimarrà comunque rifinito bene anche l'altro lato. Quindi andiamo a fare sull'ultima maglia il nostro ultimo punto V, maglia alta, 2 catenelle. Per scendere facciamo 1, 2, 3 catenelle, ci puntiamo alla base in questo modo e facciamo una maglia bassa, in modo che noi ci ritroviamo già, vedete, ad aver fatto la maglia bassa sulla maglia bassa lateralmente. Ora 2 maglie basse a fianco ad ogni punto alto che troviamo sulla nostra sul nostro laterale in questo modo. Ecco qui. In questo modo abbiamo terminato la nostra stola. L'ultimo punto, entriamo qui alla base delle catenelle, in questo modo, e facciamo un punto bassissimo, una catenella di sicurezza, tiriamo il nostro filo, prendiamo le nostre forbici, tagliamo, sfiliamo e poi andremo a nascondere il punto. Questo è quello che avremo
per la costruzione della nostra stola. Guardate che bella, veramente molto, molto, molto bella. Ovviamente quella di Costanza è decisamente più bella perché la colorazione di questi bellissimi gomitoli la rendono veramente eccezionale, però è una cosa semplicissima e veramente graziosa. Spero che anche questo progetto vi sia piaciuto. Naturalmente, ribadisco, il progetto non è mio, questo è di Costanza. Ci tengo a non appropriarmi di cose che non sono mie. Io vi do un grosso bacio e vi do appuntamento al prossimo video tutorial. E naturalmente venite a trovarmi sul gruppo, andate a visitare Merceria Italia Artisan e fatemi vedere tutti i vostri work in progress. Ciao da Luci, al prossimo video tutorial!